Bella a tutti ragazzi, qui ancora Prisma e siamo ancora in questo walkthrough di Mass Effect. Allora, ho notato dei video precedenti che quando parlo sembro iperattivo e sempre agitato, quindi da questo video saremo più calmi e lenti. No dai, a parte gli scherzi, allora, l'ultimo episodio consisteva nel salvare l'intero pianeta, quindi responsabilità abbastanza seria, e quindi di consentire a sua volta la colonizzazione. Vedete che adesso continuano ad arrivare navicelle da qualunque parte? Questo è perché abbiamo reso la vivibilità ben al, lo dico subito, 78%. L'obiettivo che abbiamo ora è parlare con Tanni, AQG dei pionieri sul Nexus, e attendi che le radiazioni di Eos scompaiano. Quindi facciamolo subito. Sapete una cosa? Io non stavo registrando il video, quindi da adesso lo registro. Yeah, adesso stiamo registrando anche il video, non soltanto l'audio. Mi scuso per questa cosa che era molto disagiante. Comunque, saliamo sul Tempest per tornare al Nexus. Ascentis go. Leaving Atmo. All clear. Before the meeting gets started, I have bunk assignments for PB and Drac. Already put my rucksack in the kitchen. I'll hang out there if that's okay. And I'm in one of the escape pods. More my speed. That's fantastic. Welcome aboard. Any thoughts, Ryder? Cerchiamo di non essere così cattivi. Facciamo. Anzi, no, aspettate, se no qua rischiamo l'ammutinamento. Prima dovevate consultarmi. This isn't a military vessel, but there need to be rules. Better to ask about protocol. Let's talk about our success on Eos. Besides establishing our first viable outpost, we did some amazing things. We discovered the Remnant and breached their vault. And didn't get killed. Overcame radiation poisoning a number of times. And didn't die. Confronted by Ket at every turn. Once again, did not get killed. You guys really need to raise the bar on what you call success. Yeah, should we use the Krogan definition of success that got your homeworld nuked by your own people? Fair enough. Let's focus. Back to the task at hand. Looking forward. Exactly. Here's my only question. When do we hit that next vault? It looked active. We have to get on that. Hang on, hang on. We need to not go off half-cocked. There are initiative priorities. The team calls the shots. Actually, the Pathfinder calls the shots, just to be clear. So what do you need? Che cosa vuoi che faccia, Ryder? Allora, cercate di andare d'accordo e lavorate sodo. Cercate prima di tutto di andare d'accordo perché un ambiente di lavoro felice è un lavoro felice! Let's be kind and give each other the benefit of the doubt. Finding a home for tens of thousands in this hellscape is stressful enough without adding dysfunction. You got it, boss. If Krogan are known for one thing, it's getting along. But not humility or self-awareness. Okay, let's head back to the Nexus. PB, Drac, see Lexi for a physical. Good meeting, everyone. Incrementi. Gli incrementi sono materiali rari che possono essere aggiunti a determinati progetti. Gli oggetti che comportano incrementi possono essere più potenti o avere proprietà diverse. Non è molto chiaro sto concetto a dirla tutta, però fa niente. Quindi adesso in teoria dobbiamo andare al Nexus. E l'altra, vabbè, l'altra missione è sempre attendere che le radiazioni scompaiano, ma per quello ci vuole tempo. Vivibilità 78%, incarico un nome per i morti. E quella missione è una missione secondaria e praticamente bisogna scannerizzare i morti che si trovano in giro per Eos, così da a sua volta dargli anche un nome per i parenti, comunque un'identificazione, in poche parole, ok? Pathfinder, is it true? We're settling Eos. We've thought that before. But Eos is different now, right? Pathfinder. All right, settle down. Give him space. Lieutenant Syax, Kendros's aide. They all wanted to see you.
Ti aspettavamo tutti, finalmente c'è una vera speranza dopo tanto tempo. Lasciamoli festeggiare o faccio solo il mio lavoro? Un po' di speranza adesso non guasterebbe. Relax, Lieutenant. If there was ever a day to pop some champagne. Certainly. The initiative's finally back on track. Professor Herrick, right? What you achieve with that remnant vault is unprecedented, Pathfinder. Impossible. But with new scientific talent waking up, we'll unravel those mysteries. The whole Nexus will benefit. L'abbiamo posto un buon leader. August Bradley will oversee that. He's the new mayor. Bradley? I know him. Seems like a good man. Well, what are you waiting for? There's a new world out there. Thank you, Ryder. Perfetto, quindi già appena arrivati al Nexus vediamo una certa riconoscenza e a sua volta anche speranza da parte dell'equipaggio. Perché fino ad ora appunto sono rimasti per un anno in queste condizioni disastrose dentro il Nexus che prima che arrivassimo noi non ci avevano neanche energia. Allora, siamo nella stanza delle operazioni. Ufficio della Edison. Hello, Pathfinder. Hello, Director Tan is expecting you. Last time I was here, this was a storage closet. Pathfinder Hall just needed a Pathfinder to open. We're still getting the commons area ready. Hydroponics is only at partial capacity. Not good enough. We don't have enough people. My workers need a break, Tan. I sympathize, but not until our survival is no longer at risk. Now please excuse me while I meet with our Pathfinder. Hey, Ryder. Addison told me about the outpost. You're the hero of the hour. Oggi voglio tutto il merito, mi sono fatto il culo. I guess this is one bet that paid off. Point taken. Always revel in your victories. That's why I'm standing here. Oh, I never doubted you. It was the others. They don't share our vision, Ryder, of a prosperous future in Andromeda. Non mi conosci. Due respect, Director Tan, but you don't know me. Oh, I think I do. Your ingenuity speaks for itself, Ryder. Deciphering the vault, alien terraforming. It's not how we imagined all this, but a good Pathfinder improvises. And a great one hangs it on the wall. Yours are the first trophies to grace Pathfinder Hall. You're a symbol now, Ryder. A reason for people to believe. Ho appena incominciato. È stato un bel lavoro di squadra. It wouldn't have been possible without my crew. They're a talented bunch. But you're their beacon. Careful. You'll end up adopting you, Ryder. Ah, my staff. Colleagues, you wouldn't be looking to cut us out, would you, Tan? I remind you, I am the director of the initiative. Tutte le opinioni contano, date una possibilità a Tan. The director's had a rough time, stepping into a job he didn't ask for. I sympathize. Let's give him a chance. As I've said all along, the Pathfinder and I are of one mind. I have concerns about your decision. Madonna, che brutte gambe, guardate le ginocchia, oddio! The scientists won't do as much good if the Ket attack. But it will help support the Nexus. Improved research could help feed our people. And we could argue about it all day long, as we always do. The decision was made. Now we move on. What is your plan for moving on, Ryder? We have a lead on the terraforming network. I need to take the Tempest deeper into the sector to investigate. If the other Golden Worlds are where they should be, this could get us closer to them. Careful. The Ket are scouring the cluster for remnant technology. You'll end up in a fight, for sure. You might also run into exiles. They didn't leave the Nexus on good terms. And we still need more outposts. They're important to expanding the station. Though with Ark still missing, this could be a chance for Ryder to search for them. Yes, I think that's best. Tan, sì, credo che sia la cosa migliore. Hai il mio permesso. Grazie. Thank you, Director. I'll get on it. May you light the torch that finds the path. Pathfinder. Ugh. Right. Ok, un nuovo inizio, missione completata, abbiamo parlato con Tan. Ora opzionale abbiamo fai visita a tua sorella sul ponte Stasi dell'Hyperion, oppure raggiungi il sistema Onan. Parla con la giornalista, no adesso non possiamo.
Parliamo prima con Edison. Ecco qua Edison, che l'abbiamo trovata anche su Eos. Super veloce. You've shaken things up, Pathfinder. My department actually has colonial affairs to direct. And you have new tools to help grow the initiative. AVP, ready for spending. Io non sono un contabile, dimmi qualcosa riguardo. Io non sono un contabile. I'll do the exploring. Don't you have someone else to track the numbers? Get off your perch. This is where numbers become lives. You and your team are out there making Andromeda viable. That empowers all of us. Hit a threshold. A new cryo group can be brought out. Want more focus on research, like on Prodromos? That's your call. Brekker will introduce the interface and handle minutia. All you need to do is decide what life in Andromeda means. No pressure. Parla con Brekker, l'assistente della Edison. Hello, Pathfinder. I am Cryo Deployment Administrator Vladimir Brekker, C63 Galati. Your first task is to decide irrevocably the course of every life in the initiative. Whoa, that seems like... too much. Yes, of course. But now you respect what we're doing. Andromeda viability and the Nexus thresholds are your tools, your reward, and our future. How can I help? Ora dimmi, come posso aiutarti? Punti, vivibilità di Andromeda, soglia del Nexus, da dove comincio? Risvegliare blocchi di persone, vediamo i punti... no, da dove comincio? All right, Brekker. Where do I start? The interface is active and will respond only to a Pathfinder. It's ready for your first selection. You may begin shaping the initiative at your leisure. Utilizza il PVA per ottenere benefici. Punti capsule disponibili, quindi noi in teoria possiamo sbloccare delle capsule di stasi riguardo i tecnici di laboratorio e guadagneremo dei punti ricerca a intervalli regolari. Ricevi una selezione di minerali a intervalli regolari, capsule militari, ricevi un carico di oggetti consumabili, ricevi materiali organici a intervalli regolabili, ottieni il 15% di più di crediti delle missioni Apex. Vabbè, ma io in teoria posso sbloccarne più di una, cioè, spero. Intanto direi di ricevere una selezione di minerali intero... Io direi di migliorare la ricerca per adesso. Vabbè, sì. Raggiungi il sistema Onanon. Quindi adesso dobbiamo raggiungere un nuovo sistema. Però prima io direi, dato che avevamo una missione opzionale, andiamo un attimo a vedere nostra sorella come sta. Harry, what's happening with Sarah? Well, we got her out of the pod. I don't want to get your hopes up, but Sam managed to, find her, you might say. I don't follow. Well, she's still in a coma. But she also has an implant like yours, and Sam managed to access it. He's made contact. Fermiamoci un attimo. Questa parte della missione è parecchio lunga e soprattutto sono solamente conversazioni tra i due fratelli, quindi vi riassumo quello che è successo per rendere il tutto meno pesante. Il dottore è riuscito a metterci in contatto grazie ad un canale privato temporaneo, creato da Sam, un po' come è successo con noi. E nostra sorella, poi, ci fa un po' di domande sulla situazione, quindi come sta nostro padre, come prosegue la ricerca di un nuovo habitat. Sulla prima domanda, per non creare complicazioni e ulteriore dispiacere, abbiamo riferito che nostro padre sta bene, e sulla seconda domanda ho preferito dire la verità. Continuiamo. Allora, dobbiamo raggiungere il sistema Onanon, e anche qua sempre dovremo, di sicuro, ci scommetto l'occhio, dovremo indagare sulle cause per cui questo habitat, questo pianeta, non è abitabile. Saliamo a bordo della nostra Tempest e partiamo subito. Mappa galattica, vediamo, è una nuova galassia. Non ho capito ancora se è una galassia oppure un pianeta, vediamolo subito. Ah, è proprio una galassia, la galassia Onanon.
We're on a collision course with unknown objects. Make corrections. Sam, are you... Siamo in rotta di collisione. Che strano. Ogni volta che entriamo in un pianeta, ripeto, ci sono problemi. Oddio. Ci stavamo per schiantare. Quella mi sa che era una vicenda dei Ket. Ket ships, a dozen. No, more. They've got us pinned against the Scourge. They are scanning us, Pathfinder. Well, scan them back. Where is the one who activated the remnant? Their DNA signature is there. Rilevo la tua impronta genetica, rispondimi. Prima tu. You're the one in my way. Who are you? They've lost navigation. We're being steered into their ship. Just tell me what you want. I won't explain what you can't understand. Ryder, I have almost regained control of the ship. I need a few more seconds. Ora sono incazzato. Potrei capire, proviamo. Ho paura che se diciamo ora sono incazzato qua scatta una guerra. Quindi cerchiamo di essere un po' più professionali, diciamo potrei capire, proviamo. I actually know a lot about the Remnant. We should compare notes. Enough. Your defiance is naive and reckless. This day marks the beginning of your greatness. Attenzione, minacce. Sam, I have plotted a potential course through the Scourge. Do it! Report. Enemy destroyed. Damage to aft sensors. Scourge got it? Yes. Get us out of here. It will be tight. Callow? Yes! Nice work, kid. Yeah. But who the hell was that guy? Ryder, we've got trouble down here. You need to find us a port now. Great. Where'd we end up anyway? Sensors are damaged, but I think we're at the vault's coordinates. You think? Gil, give it what you can. We're setting down. We're being contacted. We have to land. Open a comm. Tov Jagalesto. Tov Jagalesto. Dove Yangleges du. Ma che cane è la loro lingua? Ok, allora veniamo in pace. Stiamo calmi. Veniamo in pace. We're visitors from another galaxy. Our intentions are peaceful. Pav Nalesetto. They've sent us a nav point. Set us down. Yes. Look at that. It's beautiful. We need in that vault. Please, you're not really going out there on your own. We can't afford a repeat of last time. I'm the Pathfinder. First contact is on me. Most important thing ever. Questo è un momento storico. Mantieni la calma. Su col morale, siamo venuti qui per questo. This is what it's all about, right? New worlds, new aliens. Wish me luck. Oh,
Thank you. Hey, Hamdal Gauss. Nathan Roa. I'm Paran Shai, governor of Aya. We are the Angara. Hello. I'm a Pathfinder with the Initiative. Yes. You crossed Darkspace. I've heard of your journey. Jol, I have this in hand. Ephra saw the ship come in and sent me to find out what's going on. He's a human from another galaxy. A Pathfinder. Aya is hidden. Protected. What do you want? Innanzitutto, veniamo in pace. We come with a spirit of cooperation and to live in harmony. We've heard that before. I'll inform Ephra. He'll be waiting for you in his office at the Resistance headquarters. I'll meet you there. I will accompany you through our city. Your crew will stay on your ship. Follow me. Segui Paragna, Sho. Non allontanarti da me. Non provare a esplorare la città. Le guardie di Ephra useranno la forza se necessario. Ok, allora, siamo... Ragazzi, è bellissimo. Siamo atterrati su un nuovo pianeta con nuove specie che, a quanto pare, prima d'ora non avevamo mai visto. Parlano una lingua incomprensibile, però sono capaci anche di parlare la nostra. E ci stanno conducendo dal loro capo, mi sembra di aver capito. Dobbiamo stare attaccati, non dobbiamo spostarci, sennò... Moriamo, forse. Che succede? Abbiamo un visitatore. Non è sicuro, dovrebbe andare in isolamento, addirittura. Guardate, tutte quelle ginocchia introverse, tutte... Allora, mentre Sam ci sta parlando... È una follia, gli abitanti esprimono anche il loro parere nel mentre che passiamo. Vabbè, d'altronde ci vedono come un alieno, che non hanno mai visto nel loro pianeta. Sei uno straniero che ha invaso la nostra casa, non sappiamo niente del tuo sul tuo conto. Sembra giusto che noi avremmo fatto così, anzi, anche forse peggio. Però è bellissimo, guardate la natura, i colori. Bello. Quella cosa, come ha fatto a trovarci? Lui non è una cosa. E smettila di fissare. Scusami. Esemplari vegetali locali sono assenti dal mio database. Siamo di fronte a un ecosistema del tutto sconosciuto, ci dice Sam. La vostra città è splendida, grazie. Nessuno straniero l'aveva mai vista. È un onore. Beh sì, è bello, raga. Che succede se non piaccio a Ephra? Non gli piacerai di sicuro, ma devi guadagnarti la sua fiducia. Buono. Ah, lui è responsabile della sicurezza di tutti. Entra nel quartiere generale della Resistenza Angara. They are bullies, but this situation is now your fault. Don't get kicked out, Moran, not because of them. But you're telling me to be weak. No, I'm telling you to be strong through your cunning and heart. Okay? Hey. It really is the best one in the Resistance. I know. Guardate come ci squadra, proprio male. Our experience with the Ket makes us naturally distrustful of all aliens. Ti capisco. We've had our own run-ins with the Ket. Then you really do understand. When the Archon came to Helios, he demolished our sovereign state. Took what he wanted, as if we were nothing. Now, the Ket mercilessly abduct Angara. Often, we never see our people again. Come this way. Ephra is waiting. Wait, the Ket kidnap you? Steal your people? And the Resistance fights them every day. With everything we can. Is it attrition? What are they after? You should save your questions for Ephra.
Kadara be damned. I won't lose Vold. Ephra, this is one of the aliens from the Milky Way. A Pathfinder. Pathfinder. It's an aggressive move coming to Aya. Mossa aggressiva, quella di venire su Aya. Proprio così. Porgo le mie scuse. It wasn't meant that way. I have an ark full of desperate people counting on me to find them a home before they starve. Of course, I feel for you and your people. So, Pathfinder, never mind how you even found us. Why are you here? On a hostile planet we call Eos, I explored an ancient structure, a vault, and brought it back online. It stabilized that planet's environment. Remnant. Recent intelligence supports that claim. If I'm right, there's a vault on Aya that's different. I need to look inside. You're right. There's a vault out there, but it was shut years ago and the entrance hidden. We can't help you. The Moshai could. She's our most revered scientist and elder. She knows this vault. But now the Ket have her, and our rescue attempts failed. She's lost to us, and you. Deve esserci per forza lei? There must be another way. How can I convince you? Can I offer help? Arrogant! I don't know you, let alone trust you. Why would I want your help? Of course. Ephra, I feel... Ephra, what this alien says is extraordinary. The Moshai would want us to be brave and not let this chance pass. Joel, you talk too much. Let me assess this. Alien, I'll be your eyes. I know you can spare me. Go if you want. Aspettate un attimo, arrivo subito. You, be prepared to strike first. I'm Jarl Amadarav. I'll be your envoy through Angaran space. Ragazzi, scusatemi, ci sono ancora che mi era arrivato un pacco che avevo ordinato. Ah, mi chiamo Jamal Darav, sarò la tua guida nello spazio gara. Ho fiatone, ho corso per le scale. Quindi direi, tentiamo di assumerla nel nostro equipaggio. Benvenuta a bordo. It's gonna be cozy, so I hope you like people. Che cacchio di cos'era quella cosa? I hope I don't regret this. Me too. Ho il fiatone. Ok, perfetto. Quindi, primi passi. Siamo su questo nuovo pianeta. Torniamo un attimo al Tempest. I've organized my analysis of Aya. Shall I relay it to the Nexus? Definitely. Guardate che figo. I'm just saying, as far as first contact goes, at least that went better than the last one. Only slightly. Yeah, what happened? I wanted to look around. And now we have another mouth to feed, whatever he eats. Do the translators not work? They work. Funzionano. Diamoci una calmata, ok? Io direi dare una calmata perché gli animi si stanno un po' troppo sollevando. Come on, everyone. Can we just all please try to... just listen up? Begging. Interesting strategy. Ryder, we followed our best lead here, and now we don't even have that. Jarl has offered to do what he can to help us access the vault on Aya. How do we do that when we're leaving the planet it's on? That's... a fair point. Jarl? Seriously? Settle down. Ryder's right. There's an Angara right here. Let's hear from the new guy.
One day, about 80 years ago, the Archon and the Ket arrived in Helios, and the horror began. They declared war? Nothing so easy to define or fight. The Ket kidnap Angara. Their people disappear without a trace. What if they were us? Sure, I'll fight Ket all day long, but that's no plan. I agree. We need to get into that vault, Ryder. Surprisingly, I'm with PB. Our own mission has to take priority. We have a plan. Kind of. Pretty solid. Jarl? The resistance is stretched thin. I was tasked with traveling to two of our worlds at our briefing this morning. And you'll accompany me. Because? Because then, Ephra will see you as trustworthy. You want that. Jarl's told me about these two worlds, Havarl and Vold. Before the Scourge disaster, Vold was a thriving planet of billions, a shining center of technology and life. And now? It's the center of our ground war against the Ket. Our resistance base is fighting Ket Command for control of the planet. What about the other? Havarl is the birthplace of the Angara. It's started to degrade, to become wild and dangerous. We suspect Remnant. Now we're talking. We've recently lost contact with our scientists. Still don't get how any of this helps us. I do. Help us, or rather help me, and I'll vouch for you, right? Because Jarl wants inside Aya's vault too. Pathfinder, it's your quindi call. Decidi tu, va bene. Don't know yet. Just be ready to go at a moment's notice. Got it? You bet. Jarl, give Kallo the nav points for both planets. Let's do this. Ci prospettano tante belle missioni, però purtroppo le vedremo tutte nel prossimo episodio. In questo ci sono stati parecchi dialoghi, però anche delle novità, abbiamo incontrato nuove persone, un nuovo tipo di alieni, anzi gli alieni eravamo noi, quindi un nuovo tipo di specie vivente, e niente, abbiamo accolto sul nostro equipaggio un Angara. Quindi il nostro squadrone da combattimento si sta potenziando e ingrandendo sempre di più per conquistare tutti i pianeti. E per questo episodio è tutto. Per una volta vi chiedo, se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e ci sentiamo al prossimo. Bella!